Stasera sono qui a presentarvi due dei piatti della cena per l'Accademia del Peperoncino. Sono un flan di pomodoro con tonno di tonnara. Tutti i prodotti sono calabresi, tutti i prodotti sono provenienti appositivamente dalla Calabria proprio per fare questa cena, per fare questa cosa. E da quest'altra parte invece abbiamo un peperone. Sono i nostri tipici peperoni, quelli che noi adoperiamo per fare tante cose, le facciamo addirittura anche sott'aceto. Il peperone ripieno con patate della Sila e l'anduja di Spilinga, altro prodotto molto conosciuto del sud. Nonché sotto abbiamo i pomodori secchi con acciughe e capperi, naturalmente di produzione sempre calabrese. Siamo una cucina calabrese, siamo una cucina dell'Accademia del Peperoncino, è normale che si parli della Calabria. Ecco, questi sono i due antipasti che faranno iniziare la cena di questa sera. Buonasera, bentornati a Vingustando. Da stasera partiamo con l'abbinamento cibo-vino. In occasione dell'inaugurazione dell'Accademia Italiana del Peperoncino, della delegazione della provincia di Siena, abbiniamo a questi due piatti dei vini, naturalmente tre vini, sempre per nord, centro e sud. Partiamo da quello del sud, abbiniamo per territorio, quindi vino calabrese. In questo caso abbiniamo un Critone, che è un vino dell'azienda Librandi, ottimo rapporto qualità-prezzo, siamo sui 5,50 euro, un vitigno Chardonnay e Sauvignon, morbido, fresco, lungo, persistente, che si abbina benissimo ai peperoni, all'anduja, al tonno. Poi andiamo al centro, abbiamo un secondo vino, questo è un Montoscudaio bianco, azienda fattoria di Sorbaiano, siamo nel Pisano, questo è un vino che e anche questo Chardonnay, Sauvignon e Vermentino. Sempre le basi di questo vino sono uguali, sono praticamente, dobbiamo avere dei vini che abbiano freschezza, morbidezza, non tanta acidità, ma soprattutto per non andare a disturbare il nostro piccante, perché parlando dell'Accademia del Peperoncino abbiamo questi piatti che hanno una base di piccante. Andando verso il nord ho scelto un altro vino, che è un Müller Thurgau dell'azienda Cavit, e questo è un vino che l'abbiniamo sempre benissimo perché per quelle queste qualità della freschezza, dell'acidità e della morbidezza, siamo sui 7,50 euro. Naturalmente sono tre vini molto diversi da loro apparentemente per territorio, ma molto simili per caratteristiche. In occasione di questa inaugurazione dell'Accademia Italiana del Peperoncino, delegazione di Siena, all'Enoteca troverete da domani in poi anche piatti a base di peperoncino, perché l'obiettivo di questa associazione è quello di valorizzare e promuovere i piatti a base di peperoncino. Un brindisi a questa nuova delegazione e a tutti gli appassionati di peperoncino. Cin.